tornare sui miei passi. Mi capita tutti i giorni. Più volte al giorno. Un po' per carattere e un po' perché fa parte del mio mestiere. E a voi è mai capitato di tornare sui vostri passi? Sì, eh. E vi è mai successo di pensare che sia bello? A me sì. Nella danza è un continuo tornare indietro. Incredibile, passano gli anni, più ballo e più ho l'impressione di tornare alle basi, al punto d'inizio, anche se non saprei dire con esattezza quale sia stato il mio punto d'inizio, se la danza sia stata una causa oppure un effetto. Quello che so è che... Da un certo punto in poi per me è stato necessario proseguire danzando. Avevo 15 anni. Molti pensano che si debba iniziare da piccoli, che si debba forgiare il corpo quando la materia è ancora duttile. È vero. Quello che è strano però è che quando mi capita di vedere dei bambini di due o tre anni muoversi, con una armonia che toglie il fiato, beh, mi verrebbe da pensare il contrario. E cioè che tutto quello che serve per danzare, in realtà ce l'abbiamo già. Dalla nascita. Nello stesso kit di base che ci fa espandere il petto se abbiamo bisogno di accumulare più aria, o che ci fa vibrare quando non stiamo più nella pelle, o che ci fa rimbalzare quando abbiamo il fiatone. Insomma. Tornare al punto d'inizio. Molti pensano da piccoli, materia ancora d'utile. Stanno però, beh, kit di base, espandere, vibrare, rimbalzare. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Più forte di me, mi capita tutti i giorni. E tornando sui miei passi, forse la prima vera sfida è stata abituare il cuore prima a tornare a casa, poi a starci a casa, a stare lì dov'è, nel mio corpo. Perché il nostro corpo non è forse la nostra casa per tutta la vita? E la danza? La danza penso sia un continuo tentativo di rendere ospitale questo corpo, ma è una gran faticaccia, sapete, ogni danzatore sa che ogni mattina il suo corpo è come una casa fredda, disordinata, eppure da lì che deve partire, da quella, eh, da quella resistenza, da quel torpore di ossa e muscoli che certi giorni proprio non ne vogliono sapere di rispondere presente all'appello, soprattutto in quei giorni in cui anche solo respirare fa male. Ma questo penso non sia solo un problema di noi danzatori, o sbaglio. Forse la differenza sta nel fatto che noi, prima di danzare, ci scaldiamo. Testa, scapole, gomiti, mani, torace, colonna, bacino, ginocchia, piedi. Ancora testa, scapole, gomiti, mani, torace, colonna, bacino, ginocchia, piedi, ripeto, testa, scapole, gomiti, mani, torace, colonna, bacino, ginocchia, piedi. Oh, ragazzi ci siete tutti o c'è qualcuno che entra alla seconda ora? Questo facciamo. Facciamo l'appello. Facciamo spazio. Scaldiamo casa. E infatti adesso sento che in un, in un punto riparato del mio corpo... Il mio cuore ha cambiato ritmo. Bentornato a casa, gli dico. Hai memorizzato la strada? Rivediamo. Tornare. Al punto di inizio, molti pensano da piccoli, materia ancora duttile, strano però, beh, kit di base, espandere, vibrare, rimbalzare, abituare il cuore, ma una gran faticaccia, sapete, quella resistenza a testa, scapole, gomiti, mani, torace, colonna, bacino, ginocchia, piedi, presente. E adesso che sono caldo, riuscirò a danzare da qui? Riuscirò ad essere gentile da qui? I danzatori si scaldano per non farsi male. Esiste un riscaldamento per non farsi male con le parole? Mi rendo conto che la danza è l'esperienza di un movimento non finalizzato. Praticamente non serve a niente. Non serve a schivare un ostacolo, a svitare una lampadina, ad allacciarmi un paio di scarpe. È solo danza. Esattamente come un gesto gentile agito senza voler ottenere nulla, qualcosa che non va spiegato, nessuna giustificazione, solo danza. Se quella giusta non servono le didascalie. Allora mi viene in mente, Chandra Livia Candiani ha scritto, la gentilezza è danza, non è mimo, altrimenti sarebbe cortesia. Allora, penso che a furia di scaldare il corpo, un giorno finirà che ammorbidirò anche il cuore. Lo renderò disponibile a trattare per una pace tra il mio fuori e il mio dentro. Per questo adesso ho bisogno di rallentare e di chiudere per un istante gli occhi. Fai quello che poi mi dico, la simultaneità tra danza e parola mi rende un po' instabile e mi sta chiedendo punti di riferimento non solo visivi, spaziali, ma anche interiori. Bussa alla porta, la paura di perdere il filo del discorso e fare una pessima figura davanti a voi. Benvenuta, le dico, si accomodi. Ah, ma c'è anche il dubbio, il dubbio di non essere all'altezza, lo stavo aspettando. Benvenuto, ben trovato, anzi. Ah, ma c'è anche la sfiducia. Cos'è? Ci siamo dati un appuntamento stasera? Fai quello che puoi, mi dico. Si vuole allenamento, bisogna farsi il fiato, così si dice. Solo che a me tutto questo tornare indietro sui miei passi mi mette una gran voglia di mandare tutti a quel paese, altro che gentilezza. Cioè, mi viene voglia di mandare tutti a quel paese, altro che gentilezza. Eppure a pensarci bene. È come, se, sì, è come se dilatassi lo spazio, è come se moltiplicassi la possibilità di essere gentile. E in che modo? Curiosando oltre la mia cinesfera. La cinesfera è un termine tecnico-coreografico. Indica lo spazio che ci circonda e che si estende tanto quanto possiamo allungare gli arti nelle varie direzioni. Questa per esempio è la mia cinesfera, io la mia la immagino come un grande gomitolo invisibile che contiene tutti i miei movimenti. Poi vi vedo, mi accorgo che a pochi metri di distanza c'è una platea di esseri umani, ognuno con la sua inconsapevole cinesfera. Quando due persone si avvicinano, due cinesfere entrano in contatto. Quando io mi avvicino a voi, le nostre cinesfere entrano in contatto. Solo che spesso siamo così occupati ad arredare i nostri metri cubi di mondo che neanche ci accorgiamo di essere entrati nella stessa rotta di collisione di un altro essere. Siamo degli asfaltatori seriali. Senza volerlo lasciamo dietro di noi una scia di morti e feriti ovunque, per un gesto frettoloso, per una parola fuori luogo o fuori cinesfera. Ho fatto un casino e adesso come riparo. Sì perché, oltre che un atto creativo, tornare sui miei passi può rivelarsi anche un, un modo per prendermi cura. Non a caso si dice gesto riparatore, non parola, non pensiero, gesto riparatore. E la danza mi aiuta a dilatare lo spazio, così che da semplice luogo di deambulazione personale diventa spazio di incontri, di gesti condivisi e quindi potenzialmente sconfinato. E scusate, ma non è la stessa cosa anche per la gentilezza. In fondo è accorgersi che tra noi e il resto del mondo non esiste una reale linea di demarcazione e questo non ci fa percepire il mondo più grande. E poi la diffidenza, il calcolo, il, il dubbio. La prepotenza non sono forse l'esatto opposto? C'è un restringimento dello spazio, una contrattura del mondo. Beh, allora io io voglio io voglio danzare io voglio danzare in un io voglio danzare in un mondo io voglio danzare in un mondo più grande. Io voglio danzare in un mondo più grande della mia. Io voglio danzare in un mondo più grande della mia. Cinesfera. E tornando sui miei passi mi accorgo di non essere solo. Per questo ho bisogno di prendermi cura dei miei movimenti, selezionare quelli giusti combinarli nel miglior modo possibile, variarli, pensando all'equilibrio, non come una regola fissa perfetta, ma ad un laboratorio creativo, ad una pratica, ad un espediente per non scappare da tutte le cose e le persone che incontriamo tutti i giorni. Un equilibrio tra tutti i pesi che disperdo e tutti i pesi che trattengo a volte con amore, a volte con cieca ostinazione, un equilibrio tra forza e leggerezza, tra movimento legato e movimento staccato, un equilibrio tra le distanze, perché certe parole, come certe persone, rischiano di andare a sbattere un tempo giusto, perché certe risposte come certi gesti richiedono il controllo di un adagio. Al contrario, gli abbracci, i baci, i grazie non ammettono esitazione, ma ripetizione, un ritornello, un valzer, ti devono rimanere in testa per giorni, per ore. Se vuoi che diventino danza. E a furia di tornare sui miei passi, questo cerchio. Finirà inevitabilmente di allargarsi, così che da un solo corpo che danza diverrà tanti corpi che danzano, senza scopo, nessuna giustificazione, solo danza. Provateci quando siete soli a casa, spostate i mobili, mettete una musica che vi piace, fregatevene, non giudicatevi, permettete alla danza di tornare di stupirvi. Così come fa la gentilezza. Quindi torno sui miei passi così come posso, scavando nel cuore, arando, dissodando, seminando, innaffiando. Poi aspetto il tempo del germogliare. Non dovremmo fare la stessa cosa con le parole? Selezionarle meglio, combinarle meglio, variarle, dando più peso alle loro differenze, così da maneggiare meglio la complessità del mondo. E perché no? Danzarle prima di pronunciarle, per non ferire più nessuno, per non dover dire poi troppi scusa, mi dispiace, per non dover fare troppi. Troppi passi indietro. Cosa ne dite? Ci proviamo? Grazie.